Un grande slargo alla fine di via Danimarca è stato oggi intitolato alla Repubblica Lituana. Sono stati gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei a ravvivare la solenne cerimonia con un flash mob e ad alcuni brani musicali. Largo Lituania, ambasciatrice, si consolida un'amicizia tra Palermo e la Lituania. E certo, non solamente consolida l'amicizia tra Palermo e Lituania, consolida l'amicizia tra Lituania e Italia e tra gli europei. E questa cosa veramente mi fa ottimista, mi è veramente ottimista, specialmente per la generazione che viene, per i giovani. Un giorno particolarmente importante e significativo per il console onorario lituano a Palermo. Oggi Largo Lituania nasce qua in città, accanto a Via Danimarca, ma soprattutto coronata dalla presenza anche di un ministro lituano e dell'ambasciatrice lituana in Italia. Sì, questo dimostra l'importanza che per la Lituania rappresenta questa manifestazione, anche la gratitudine nei confronti dell'amministrazione comunale che ha dedicato questo spazio per la Lituania. Effettivamente la Lituania, il comune aveva proposto tanti spazi, anche a volte più ampi, però abbiamo accettato l'offerta di questa piazza per due motivi: perché siamo vicini a un liceo importante, e perché la Lituania è accanto alle altre nazioni europee dove è giusto che stia. Liceo che vi ha dedicato un momento musicale, un flash mob, Sì. ma ha annunciato anche un futuro gemellaggio con un liceo lituano. Sì, sarà anche questa un'occasione di scambio e di aumentare gli scambi che già esistono con la Lituania. Anche questo è il compito del nostro consolato e siamo lieti che ci sia Un stato. consolato, diciamo, che per essere onorario è particolarmente attivo Eh in sì, città. cerchiamo di svolgere al meglio la nostra funzione, assolutamente sì. Abbiamo raccolto l'invito del proconsole della Lituania con grande gioia e come un'opportunità per gli studenti. E oggi cosa proporrete per questa inaugurazione? Allora, partecipiamo in maniera attiva grazie appunto ai docenti che hanno preparato un flash mob con gli studenti, 60 studenti e un'orchestra della scuola. È ancora una conferma del fatto che Palermo è una città del mondo, è una città che si apre a tutte le culture. Teniamo il massimo dell'attenzione per questo fenomeno drammatico della migrazione che viviamo comunque come un fatto straordinario, ma accogliamo chi arriva in questa città da fratelli, normalmente come si accolgono appunto fratelli, ma nello stesso tempo stiamo attenti a tutto quello che avviene intorno a noi nel resto d'Europa e del mondo. Ecco perché oggi Largo Lituania, noi siamo in qualche modo arrivati in ritardo perché Palermo è gemellata con Vilnius, che è una città conosciuta da tantissimi giovani dell'Università di Palermo che vanno a fare lì il corso Erasmus, quindi arriviamo in ritardo, nel senso che avremmo potuto farla subito dopo questo gemellaggio, invece continua un percorso, si unisce a questo percorso il liceo Galileo Galilei, che è esattamente alle spalle del luogo che oggi sarà dedicato alla Lituania. La Sicilia, ponte tra l'Africa e anche il Nord Europa. E oggi riceviamo l'ambasciatore, anche il ministro della cultura della Lituania, un paese del nord Europa, una delle repubbliche baltiche, e quindi sicuramente si rafforza anche la vocazione all'internazionalizzazione della nostra città, che è una città che unisce, una città che crea integrazione, accoglienza ed è, ripeto, il ponte naturale nel bacino del Mediterraneo, anche fra l'Africa e il vecchio continente.